Ufficialmente con la bandiera è iniziata la nostra adunata e quindi adesso possiamo finalmente partire. Loro saranno la nostra vedetta in avanti e dopo noi li raggiungeremo domani a Vicenza. È l'alza bandiera in questa splendida giornata di sole a salutare l'inizio della 75esima adunata per gli alpini del gruppo Terme Ugane. In cinque, dopo la breve cerimonia, si incamminano verso Vicenza. Andrea, Riccardo, Roberto, Claudio e Gilberto, Zaino in spalla, Maglia Bianca e Cappello Alpino sono in viaggio seguendo lo storico asse di collegamento tra Padova e Vicenza con un percorso studiato da Andrea. Quello che comuna Padova-Vicenza è il bacchiglione e noi lo seguiremo appunto sulla ciclabile, faremo una pausa intermedia a Longare dove dormiremo questa notte e l'indomani ci svegliamo e facciamo gli ultimi 10 km e arriveremo a Vicenza. A che ora? Mattinata, penso prima di mezzogiorno. I compagni sono pronti a raggiungerli, lo spirito da Bravi Alpini è alto. Per noi il cappello è tutto in pratica, no? eh, io gli ho dedicato un posto d'onore nella mia, nella mia diciamo, biblioteca. E quando torno a casa, diciamo, gli mando, gli mando un sorriso. Camminare per me un po' alla Steven Jobs, con solidi rapporti. Noi alpini abbiamo bisogno di rapporti umani, siamo bestie da, da relazione. E il Covid ci aveva un po' messo in panchina e queste sono le belle cose che sicuramente alla fine di questo percorso saremo ancora più amici oltre che fratelli alpini. A Vicenza il gruppo Terme Ugane sarà accampato in centro. Siamo ospitati in una parrocchia vicino allo stadio Menti, quindi siamo proprio in centro a Vicenza. In grosso modo conteremo su 30 alpini e... Una bella forza anche quest'anno, che quindi il gruppo Terme Ugane è ben rappresentato in adunata. Domenica da programma lo sfilamento per il gruppo Terme Ugane inizierà alle 17. Ritardi o anticipi di partenza non li preoccupano. L'alpino è sempre pronto. Salto qua subito. Salta. Salta la Gaina. Salta la Gaina. Ci vediamo a Vicenza.